Per questo corso voi dovete usare questo strumento, che vogliate o no, ma poi ne troverete un giovamento così grande anche per le vostre attività che sarete contenti di aver imparato, che si chiama OSF, sta per Open Science Peer Framework, ed è uno strumento in rete che voi, che per esempio io uso con i miei allievi, con i miei collaboratori per ordinare il materiale che produciamo e organizzare, come si dice in inglese, il nostro workflow. Questo è il tipico workflow della ricerca, delle azioni di ricerca, no? E hanno varie fasi che hanno a che fare anche con l'interazione con persone diverse da noi, ma anche con noi stessi in realtà, quando in momenti diversi noi dobbiamo recuperare il materiale che abbiamo sviluppato in un certo momento della nostra vita per fare per esempio una certa cosa. Voi siete giovani, questo non mi è successo tante volte, ma a me è successo tantissime volte di non ricordarmi più dove avevo messo del materiale che avevo prodotto con sudore, sangue e lamenti, e quindi un po' alla volta ho imparato ad archiviare bene le cose e organizzarle non nel modo ottimale con cui avrei voluto, ma in un modo. Quanti di voi sono scout? E allora voi sapete che quella cosa lì vale, no? Non c'è buono, non è tutto vero, non c'è buono brutto tempo, solo buono cattivo equipaggiamento. Questa parte fa parte del, appunto, anche questo è un buon equipaggiamento per lavorare. E il vostro lavoro non è propriamente un lavoro di ricerca scientifica, ma comunque è un lavoro che prevede queste parti, raccogliere dei dati. Anche qua, sulla parte di raccolta dei dati, un po' ve li diamo noi, un po' poi vi manderemo a caccia di dati, ma comunque voi li dovete attivare. Perché vi manderemo a caccia di dati? Qualche studente si lamenta di dati, dice, ah, ma ci dovrebbero aver dato i dati di quella roba lì. Eh no, perché sapere dove sono i dati che vi servono poi nella vostra professione è una cosa che dovete imparare a scoprire, e quindi dovete muovere questi primi passi alla ricerca dei dati laddove sono e laddove si possono trovare. Noi vi aiutiamo, ma lo dovete fare voi. Una volta che li avete raccogliere i dati, per esempio nel mio caso il materiale delle lezioni, anche quindi sono dati, è studiare i dati, no, studiarli, e quindi se li avete li studiate, se non li avete non li studiate, se li perdete continuamente perdete tempo a ritrovarli e non li studiate. Memorizzare, interpretare e capire, ci siamo già parlati prima di questo, e poi dovete usare i dati per elaborare dei mini progetti. Su questi mini progetti poi hanno un loro sviluppo in cui dovete produrre varie cose che dovete archiviare da qualche parte. OSF vi aiuta a farlo. Scrivere una relazione o un notebook. Scrivere una relazione è uno degli elementi fondamentali del lavoro di un ingegnere, cioè deve scrivere alla fine in forma sintetica quello che ha fatto. Voi pensate che per esempio noi ricerchiamo, magari su alcune cose lavoriamo, che ne so, alcuni anni, poi andiamo a presentarle in una conferenza. Quanto tempo abbiamo per presentarle in questa conferenza? 12 minuti. Un lavoro di 2 anni, qualche volta 5 anni della nostra vita. Quindi sintetici. Bisogna sapere scrivere delle relazioni sintetiche che comunicano gli elementi necessari e poi stimolino anche la curiosità di coloro che li ascoltano di andare a recuperare quei dati che mancano, di approfondire gli argomenti, e comunque che deve essere in qualche modo anche telescopica, cioè deve poter essere aperta in varie direzioni. Poi naturalmente la relazione ha anche un target, cioè un pubblico. Il pubblico è capace di capisce certe cose, quindi in funzione del pubblico con cui si parla si devono proporre certi concetti piuttosto che altri, e poi renderlo disponibile. Quindi raccogliere, usare per elaborare, scrivere e rendere disponibili, tutte queste cose sono fatte da Open Science Framework. El.osf.ai
io o io in italiano è il delta di Open Science Framework, in inglese, ahimè, quanti se la cavano male con l'inglese? Come vedete tutti gli altri dicono di cavarsela bene. È un problema, ci potremmo aiutare, ma sappiate che è una cosa da fare. Se noi vivessimo nel, diciamo, 0 d.C., invece dell'inglese useremmo il latino. Se vivessimo nel 1700 useremmo probabilmente il francese. Se vivendo nel 2018 dobbiamo usare l'inglese. Nel 2050, chi lo sa, forse il cinese, non lo sappiamo, però tutte le fonti del vostro sapere scientifico sono prodotte in inglese, quindi se voi vi volete abbeverare alle fonti, l'unica fonte, l'unica origine vera, dovete un minimo giostrarvi. Questa è la pagina iniziale di Open Science Framework. Ci sono sign in e sign out. Sign up è quando voi volete creare, voi che vi collegate per la prima volta dovete cliccare lì e creare un nuovo utente. Il sign in è quando ci si collega per con il nome che avete già. Qui sotto compaiono le ultime robe che avete fatto voi, quindi già vi riconosce. Per creare un account, nome, cognome, nome, email, un'email confermata, una password, e non naturalmente dovete dire che non siete un robot che sta creando 100.000 password, tutte cose che avete fatto decine di volte, voi siete ormai quasi dei nativi digitali, quasi, non proprio nativi digitali, ma quasi, queste cose le sapete fare, ma io ve le ricordo visto perché per onore di film. Quando siete allocati potete creare un nuovo progetto. In realtà per voi il progetto lo creo io, perché se voi mi create i progetti e poi mi dedicate a me, poi io ho 70, 80, 70, 60 progetti, invece io vi creo, voi mi mandate l'email, vi creo il progetto, linko voi all'interno di una cartella che però rimane confinata. Quindi lì create un nuovo progetto. E questo qua rappresenta le modifiche, le ultime modifiche create al progetto. Come vedete ci sono il nome del progetto, in questo caso era solo costruzioni italiche, e i nomi dei contributori, io e altri miei due collaboratori che non sono quelli che avete visto, e la data in cui questo è stato modificato. Se clicco qui, quando compaio su My Projects, mi vengono elencati tutti i miei progetti. Come vedete qui ho i miei progetti, sono legati per esempio ad alcuni software, altri a tesi magistrali, questi sono i miei dottorandi, questo è un altro progetto e questo è un sandbox, è la Saviera, in cui ogni tanto faccio degli esperimenti per usare delle caratteristiche di OSF che non conosco, per fare degli esperimenti. E qui si vedono le varie cose, quindi quando contribuiscono ci possono mettere anche dei tag, sicuramente non vi devo spiegare che cos'è taggare, voi forse lo potete spiegare a me. Qui se nei vostri progetti mettete dei tag, poi questi sono indicizzati, si possono trovare. Registration è una modalità quando voi un certo una certa parte di progetto la potete, mi viene questo anglismo, frizzare, cioè la potete chiudere se volete, lasciare così com'è e pubblicare, significa pubblicare nella forma in cui è, e poi non potrà più essere modificata. È probabile che io alla fine dei vostri progetti vi chieda di fare questo freeze per modo tale che i vostri progetti siano fissi, però vediamo, non è necessario. Ogni progetto ha queste caratteristiche, vedete qui, adesso vado a spiegare cosa compare in questo menu, anche se non sarò esaustivo perché poi
le cose sono varie. In particolare all'inizio c'è un wiki. Cliccando su questo elemento si può editare quello che c'è nel wiki e come vedete qui potete mettere delle informazioni semplici, generiche su quello che c'è dentro a queste pagine. Dice questo contiene il materiale per la classe di idrologia del 2018 all'Università di Trento. Potete guardare il materiale liberamente, in effetti qui l'ho fatto pubblico, ma lo potete mantenere privato se siete i possessori dei diritti, e potete anche fare un fork di un progetto, cioè creare un progetto che clona un altro progetto, vostro o di altri, sui quali voi potete fare delle modifiche indipendenti. Dopo eventualmente si tratterà il problema di fare il merging, cioè fare l'unione dei progetti. Per fare questo appunto si scrive, qua ci sono delle regole per ottenere questi elementi, dopo ne vediamo anche alcune, ma la maggior parte non, cioè non fate altro che aprire uno di questi progetti, per esempio il mio sandbox che è pubblico in cui tutte queste sono cose, vedete come è fatto, voi le cose pubbliche sono visibili a tutti ma solo in lettura, sono visibili in lettura e in scrittura solo ai contribuenti. Una cosa importante, quasi tutto il lavoro che faccio io, per esempio, quasi tutto il lavoro diciamo free e open source, come vi ho detto, no? Ho adottato questa filosofia per una serie di ragioni che vi posso anche giustificare privatamente se volete, ma ho scritto delle cose su questo. E quindi l'unica cosa che rimane di questo lavoro che hai fatto è la citazione, qui ci sono vari stili di citazione della cosa che può, quindi questi elementi che voi caricate qui possono essere citati e questa è la citazione che viene prodotta automaticamente. E ci sono delle componenti, voi ad ogni praticamente progetto potete aggiungere quelle che si chiamano componenti, ma questi componenti non sono altro che dei sottoprogetti che hanno tutte esattamente le stesse caratteristiche dei progetti principali, cioè se adesso io apro è come se mi trovassi sopra e ho esattamente gli stessi menu, posso fare le stesse cose, li posso rendere privati, posso avere altri diversi contributori e così via, fino all'infinito. Questi sono i tag di cui abbiamo già parlato e qui c'è nel menu files, possono aprire per un progetto in particolare la classe di idrologia, si possono aprire i file e vedere tutti i file che sono caricati. Per esempio qui vedete caricato la prima lezione di questa giornata qua, l'introduzione al corso di idrologia, a cui voi vi potete collegare e la potete scaricare e la potete anche direttamente vedere sul web, non è necessario che voi la scarichiate se non lo volete fare. E qui tutta una serie di file di tipo standard più o meno, e tra cui anche i notebook, sono direttamente visualizzati sul web, e questa è una cosa relativamente comoda. Per metterli qui come si fa? Drag and drop, si prende il file dalla finestra, lo si trascina sopra qui e viene immediatamente caricato fino a 200 giga. Questo è il wiki, l'abbiamo già visto prima, è sempre quello di prima, un po' più largo, ma qui c'è solo il view, lo stiamo solo vedendo. Qui invece è come uno scritto, per esempio qui About Hydrology è linkato, c'è il link e per fare il link si usa questa, si mette tra parentesi quadra il nome, si mette un numero e poi uno o due punti si mette l'URL, Universal Resource Locator. E poi quando compare appunto ci sono tutti i link, qui c'è un piccolo menu che serve per fare le cose elementari, lo stesso vale per le figure, anche le figure tipo questa è introdotta in questo modo qua, la figura viene data poi sotto l'URL della figura, cioè la figura deve trovarsi da qualche parte nel web oppure caricata in una parte di file tipo quella di prima, come file del vostro progetto e messa come pubblica.
Il bello di questa roba è che si fa, ci sono anche gli analytics, vedete quanta gente ha guardato il mio progetto finora? Nessuno ne sapeva l'esistenza, sono sicuro che da oggi ce ne saranno molti di più click, no? Perché qui sotto poi ci sono le statistiche, si vede quando si accede e questo può essere interessante per appunto avere l'idea di se una cosa che si è fatta ha avuto il riscontro che si pensava dovesse avere oppure no, e poi ci si fa delle domande. Registrazione, appunto vi ho detto prima, la registrazione serve per quando voi avete completato il vostro progetto, lo volete rendere pubblico e per ragioni che volete, che sapete voi, lo volete rendere immutabile, lo registrate. In questo caso vi viene assegnato un indirizzo URL fisso che non viene più modificato. Ma per esempio voi potete avere il vostro progetto, fare un fork, frizzare il fork e naturalmente continuare a lavorare sul vostro progetto, per esempio. Contributori, sì, add, non servono spiegazioni, si aggiunge un contributo. Questi per esempio sono gli amministratori, io e Michele, e gli altri noi, i nostri due collaboratori si possono solo leggere e scrivere, perché comunque poco. Si possono aggiungere anche dei contributori esterni che possono solo guardare, per esempio dei possibili revisori del vostro lavoro. Come si fa ad aggiungere un contributore? Si schiaccia lì, quello che compare vi chiede il nome e il sistema guarda se nel catalogo dei nomi, cioè già inserito il nome, dice ah questo non ce l'ho, questo non ce l'ho e vuoi che lo aggiunga come un contributore non iscritto? Voi per esempio gli dite di sì e dopo vi chiede allora dammi una sua email, perché il contributore supposto viene, che magari poi non contribuirà mai niente, viene in questo modo segnalato, gli viene segnalato che è diventato contributore del sistema. Un'altra caratteristica interessante, voi sapete certamente che cos'è il Dropbox, forse non sapete cos'è il Bitbucket, forse sapete cos'è Amazon. Amazon, questi sono tutti sistemi, sono dei repository dove voi potete mettere i vostri dati. Per esempio io quasi tutto il mio lavoro ce l'ho in un Dropbox, parte in un Dropbox, in parte in un Google Drive che c'è qua sotto. Voi potete da qui linkare delle parti del Dropbox o del Google Drive perché siano visibili all'interno del vostro progetto. Che è modificabile, allora questo è molto comodo perché se uno prende progetti da varie parti che sono già stati fatti, che sono già state costruite per altri progetti e messi su repository, qui si possono mettere assieme e la cosa è abbastanza buona. In settings ci sono tutti i, si possono cambiare i settaggi di tutto il sistema, per esempio si può cambiare il nome, si può cancellare il progetto, poi vi chiede, per cancellarlo vi chiede una parola segreta, vi chiede se vuoi cancellare questo progetto scrivi questa parola, per esempio Turing oppure Leonardo, queste cose di questo tipo. E poi ci sono vari altri elementi di configurazione sui quali non mi fermo, non mi soffermo più di tanto perché nel caso poi voi, cioè, magari io ho più pratica di voi, ma non sono tanto sicuro. Voi siete abituati con i telefonini, con queste cose qua. E quindi queste cose funzionano abbastanza in modo intuitivo. E le cose un po' più sofisticate ce le fa all'inizio, che vi può aiutare, oppure io stesso vi posso dire come fare. C'è una cosa di cui non abbiamo ancora parlato, è che in realtà nelle parti pubbliche compare questa iconcina qua, che sono le parti pubbliche, possono essere commentate da chiunque, un esterno che la vede può lasciare il suo commento, quindi clicca qua, compare questa finestra e possono essere fatti dei commenti, per esempio uno di voi mi sta antipatico, gli faccio tutti quei commenti cattivi, però voi potete con questo schema, con questa parte qua
eliminare i commenti, quindi potete condurre e lasciare i commenti. Simile alla cosa di prima, ma un po' diversa, è questa che invece permette di linkare direttamente una pagina web esterna. Per esempio, voi avete, volete indicare una pagina web dove c'è, ci sono delle indicazioni importanti per il vostro progetto, lo fate qui su una, sulla parte del sottoprogetto, e in quella parte del sottoprogetto rimanda ad una pagina web esterna che quindi ecco, allora altre informazioni fondamentali le potete trovare qui, dove ci sono due videocorsi ahimè in inglese che durano circa un'ora, che vi spiegano un po' tutte queste cose, sono fatte interattivamente, differente. Qui io vi ho fatto una presentazione così poi rimane e voi la vedete. Lì è fatta interattivamente, qui vengono fatte contemporanee le operazioni.